All'internazionale in Belgio siamo con Cecilia Zavattaro, lei è venuta da poco qui a montare. Ci racconti cosa ti ha portato a fare questa scelta? Allora, sono qua per il momento da 3 settimane e sono venuta qua perché voglio lavorare in maniera più intensa, comunque avere un lavoro diverso anche sul mio cavallo, vedere come lavorano qua. E ora mi trovo in una scuderia da Verloi, che è una scuderia dove posso osservare sia Joss che Harry che lavorano, e mi trovo lì, ho portato il mio cavallo, gli altri li ho lasciati a Roma e adesso mi sta seguendo Yuriko Bata, un giapponese molto importante che ha fatto svariate olimpiadi, e ora sto facendo qualche gara qua e quindi anche treno. Su cosa puntano soprattutto quando ti fanno lavorare? Sul tuo assetto o sul lavoro del cavallo? Su tutto, cioè partono da quello che è l'assetto a qualsiasi dettaglio del cavallo, soprattutto il dettaglio, quello che fa la differenza, e contano molto su qualsiasi cosa, quindi vieni osservato dalla testa ai piedi e il cavallo uguale. Grande lavoro di squadra anche, mi dicevi. E assolutamente. Con un occhio attentissimo, vabbè, loro per loro all'allevamento, ma soprattutto al lavoro a casa e al lavoro poi in concorso. L'allenamento a casa è la base poi di quello che abbiamo in gara. Quanti cavalli ti fanno montare al giorno? 5 cavalli, e anche perché ogni cavallo viene lavorato con molta attenzione. E cosa ne pensano di te? Come monti? Questa è una domanda al quale non saprei rispondere, un po' impegnativa, perché secondo me cosa pensano veramente non lo saprò mai. Beh, però continui a montare, per cui direi che a loro va molto bene, no? Per il momento sì. Senti, questa esperienza si concluderà quando? Guardi, non lo so ancora esattamente, però sicuramente sarò qua 2 mesi e poi probabilmente ritornerò in Italia. Con un grande bagaglio esperienza. Esatto, con un bel bagaglio in più e pronta a ritornare in Italia. Senti, a Roma avevi lavorato anche con Antonio Alfonso. Sì, sono stata 3 anni, mi ha seguito e poi sono passata anche ad Antonio. Ci racconti in 2 parole quali sono le differenze di insegnamento dei nostri cavalieri ai cavalieri belgi? Ma c'è un'attenzione diversa, una mentalità più chiusa su quello che fanno, pensano solo ai cavalli, hanno solo quello nella testa, e poi dipende comunque da cavaliere a cavaliere, ogni cavaliere comunque ha dei punti di vista diversi, questo vale tra tutti i cavalieri d'Italia come anche tra i cavalieri qua, però il lavoro qui è più intenso e sono più precisi. Bene, grazie Cecilia, noi speriamo di trovarti in Italia e magari faremo un'altra intervista a Roma quando tornerai e ci racconterai qual è stata la tua esperienza qui. Speriamo. Grazie. Grazie.